sei tu. Come sono felice di rivederti. Eppure io. Mm-hmm. Ah, ti trovo piuttosto cambiata. In meglio o in peggio? Sei carina anche così. Pensiero. Ma non dovevi. Dai, non dire così. No, non dovevi perché sono allergica ai fiori e mi soffocano. Non lo sapevo, scusa. Dai, vieni, devo raccontarti un sacco di cose. Sì, sono cambiate tante cose. Da quando mi sono lasciata col mio ragazzo ho deciso di fare qualche cambiamento. Ah, e come mai hai deciso di rivedermi? Quella sera alla festa mi hai fatto una buona impressione. Volevo rincontrarti, conoscerti meglio. Io venderei l'anima per quelle scarpe. Comprala, no? Magari, ma sai quanto costano? E quanto può costare? 9,8. Vabbè, pure 98 euro, non è che... No, ma 980. Dai, andiamo, se no spacco la vetrina e me le prendo. Come mai siamo venuti qua? Vengo qui spesso, quando ho bisogno di stare un po' da sola. Di trovare un po' di tranquillità con me stessa. O di sognare guardando il mare, sperando che tutte le tristezze, tutti gli incubi affondino nell'oceano. Ti ho pensato spesso in questi giorni, sai? Mi fa piacere. Quella sera, alla festa, mi hai fatto sentire qualcosa di particolare. Ah. Ricordi cosa mi hai detto? Suggerito un pare cose, però mo non ci ho presente. Come si fa a non innamorarsi di te? Con quello sguardo che spunge solo dolcezza e voglia di amare. Ricordi? Sì, mi ricordo. E allora perché non mi hai baciato? Infatti lo stavo per fare, poi è venuta la compagna tua e c'è tutto l'ovo in dopana. Un po' presto per dirlo, ma quando lo provi veramente non è mai troppo presto per dirlo. Che cosa? Ti amo. No, non ci credo. Ti amo. Non ci credo. Ti amo. Non ci credo. Perché? Hai qualcosa in contrario? No, no, anzi. Ma se questo fosse un sogno? E se mi svegliassi? Sai che fregatura. Questo è un sogno, lo è, ma non avrai la fregatura. Perché? Perché noi siamo già svegli. Da poco che ci siamo salutati, eppure mi sembra un secolo. Hai ragione, anche tu mi manchi. Quando sto con te finalmente mi sento bene. Idem. Sai che giorno è oggi? Oh, primo novembre. Sì, e allora? È il giorno di morto. No. Come no? È la festa di tutti i santi. No, scemo, oggi facciamo un mese. Ah, che cretino. Sì, oggi facciamo un mese, hai ragione. Sei libero per domani? Amore, ma lo sai, per te sono sempre libero. Bene, perché avrei voglia di farti un new style. E che è sta cosa? Ma che, ma parlo un fratello di Tokyo Hotel? No, sei molto più ganso così. Ma ti pare che possa sci combinare di questa maniera? Ma mo se dici così mi offendo, Però più che ganso, mi pare un fratello... Fammi sta zitto, va. Ciao, Ira. Ciao, Annie. Com'è, Ira? Non ti chiami Arianna?
Noi siamo gli italiani al contrario. Ah, al contrario. E allora, piacere Oz, il mago di Oz. Della zampa, piccola bestia. Ma ci sputato in da noi. Bene. Come bene? Chi mi ha sputato in da noi, che bene? Vuol dire che gli sei simpatico. Ah, oh, e se era antipatico, che facevo? Ma lui sciamo buono. Cosa? Noi. Come te la canti? Stonato. Come fare a fare il tuo cannone? Ma che fai, che forma lei? Puoi provare? Oh no, a me la Valle dei Giorgi non mi è mai piaciuta. Ah, oh, Odak, comunque non è il mio ragazzo. Con la mano, mia. Ah! No, a chi si c'era proprio antipatico, secondo me? No, ti è proprio benvenuto. Benvenuto, come lei parla? Adesso ti piace un altro amico? No, è un altro amico, no, basta. Sinceramente mi riesco a casa. Aria, ma che se non si sente un po'? Ma no, adesso gli passa, ci hanno solo alzato un po' il gomito. Ah. Versami qualcosa di forte in questo silenzio di bicchiere. Bevi? No, l'alcol a digiuno proprio. Bevi? No, dai. Non ci sono meglio. Buono. Che cos'è? Piscio di toro e sperma di elefante. Tu mi hai bevuto questa schifezza. Aspetta. Che stai facendo? A proposito di elefante. Mi stai facendo il recchio e tumbo. Perché aspettavamo? Ti voglio. Ok. Che intenzione fa? Frustami. Che? Frustami. Ma tu sei pazzi? Dai, frustami. Giochiamo al manico sessuale alla vittima che viene violentata. Oh, Marone, ma so, te pare che so giochi a casa fanno, chi sta? Oh, vuoi fare quello che ti dico io o no? Avanti, frustami. Ah. Dai. La caccia passata. Ma non ho sentito neanche un solo litichio. Avanti, più forte. Dai, frustami a sangue. Sì. No. Non lo faccio male. Non avere pietà, vai. Sì, la bomba facci proprio. Dai. Sì. No. Sì. No. Voglio fare il vostro padrone. Sì. Strumpare. Sì. Ai. Mamma mia. Come stai ora? Come sto? Stai meglio prima? Fammi resto disgraziato che mi ha combinato. Mi ha parlato pure che sta oggi. Ti amo. Pure. Un marone si è fatto tardi. No, aspetta. Rimani qua. Rimanga che. Se vengono i tuoi genitori? I miei genitori? No, stai tranquillo. Fino a dopodomani qui non c'è nessuno. Mia madre è dal suo nuovo compagno. Ah, e tuo padre? Mio padre? E chi l'ha mai visto? Mia madre dice che dovrei avere i fratellastri ovunque con tutti i casini che ha combinato. Ti fa ancora molto male. Male? Due cazzotti in fronte. Quattro mazzate a retrino. Otto capi cingula. Mi dispiace di averti creato problemi. No, ma quali problemi, cara? Io quando sto con te mi posso rompere pure le cose, la vena prognosi riservata, ma passa tutto cosa. Mi ami? Se ti amo. Senti, è come se ogni battito del mio cuore ti dicesse ti amo. Ieri sera ti ho scritto una lettera. Ah. Ti. È per me? Mm-hmm. Allora. Mio caro amore, in questo tempo che si scrive poco su un foglio di carta, ho voluto così scrivere a te, perché da quanto ti ho incontrato nella mia vita, la mia mente, il mio cuore, la mia anima, non trova più spazio per vivere altro che vivere te. Se scrivo questa lettera per te, è perché mi sono accorta che questa mia mente,
questo mio cuore, questa mia anima ti appartengono. E il tuo essere è diventato il mio. Amare e vivere. Se decidi di amare per sempre, vivrai per sempre. L'amore non è un sentimento. L'amore è una promessa. Promettimi di vivere dentro di me per sempre. Promessa. Tornata a Ussaci, non mi dici che ti ha già frustrata volta perché ti faccio male veramente? No, no, stavolta ti frusto io. Aia! Ma che sei pazza? Ui! Guarda me lo... Aia! Guarda che me lo paga, eh! Ui! Andrecce! Ehi! Ecco a me da cicciappata, piccola bestia! E adesso cosa si fa? Io non ho mezza idea, Teng. Facciamolo. Prima però... Cosa? Posa la cinta. Piaciuto? È stato dolcissimo. Stavo pensando. Se avremo dei figli, come li chiameresti? Se fosse maschio, io lo chiamerei Ivan. Ivan Corsari. Se nascesse femmina... Angelica. Ti piace Angelica? Amore? Sono un po' stanca. Un po' stanca? A chi lo dici? 3 volte, mica una pazziella. Oh, ti senti bene? Sì, vado un attimo. Vai un attimo in bagno. Tanto gentile e tanto onesta pare, la donna mia quand'ella altrui saluta. Ogni lingua deve tremando muta, e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Corsa, e ancora questo gallo là. Ah, Brusso, scusate, volevo sbutare mia. No, consigliami la mia. Ma è perché? Come perché? Io faccio finta di non vederti, ma tu stai sempre con questo cellulare vicino alla orecchia. E non stai mai attento quando spieghi, hai capito? Ah, professore, si tratta di una cosa importante. Una cosa importante? E allora quando vieni un presidente della Repubblica, saluta a me. Ramacca, vieni a seguire la zia, te lo ridò quando esci. Ah, professore, è proprio necessario. Corsari, ma tu quant'anno lo stai in questa scuola? Vuoi pigliare un posto fisso, vuoi pigliare? È raggiungibile. Ma com'è possibile? Sono 3 giorni che sto chiamando. È irraggiungibile, è irraggiungibile. No, basta, io non posso perdere la capa per questa chiesa, no. Caro Enzo, se mi vuole mi chiama lei. Ma chi ha messo? Ah, basta. No. Oggi chiama io perché cosa sta andare in faccia? Basta. È raggiungibile, va a cagnotra! Sono 3 giorni che sto chiamando e dice che è di nuovo telefono studiato e non ci romperò la carta! Arianna, incontriamoci domani alle 6. Devo parlarti. Oh, 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 oh